Date un premio a questo uomo. Date un premio a questo uomo. Dici, chi è questo uomo? È Glenn Nyberg. Ma chi è Glenn Nyberg? Glenn Nyberg è l'arbitro che durante il quarto di finale Arsenal-Bayern Monaco è andato da Tuchel e gli ha detto: io non do un rigore in un quarto di finale di Champions League per questa sciocchezza. Quale sciocchezza? L'avete vista tutti, la rimessa dal fondo dell'Arsenal dove Gabriel ha toccato la palla con le mani, probabilmente non aveva sentito il fischio dell'arbitro, e Tuchel chiedeva il calcio di rigore che da regolamento, da quel regolamento scritto da chi non ha mai giocato a calcio, era rigore, ma che effettivamente è una minchiata clamorosa. Insomma, il rigore è un gol, non si può dare un gol perché un difensore non ha sentito un fischio, tra l'altro senza nessuno che attaccava quella rimessa, senza, era un'azione praticamente palesemente inutile, un momento palesemente inutile della partita dove Tuchel chiedeva un calcio di rigore. Che regolamento, basta, siamo stanchi di vedere i difensori in area che devono difendere così, non se ne può più. Vogliamo vedere le uscite a valanga di Maignan, vogliamo vedere anche le penetrazioni col gomito alto di Morant, vogliamo vedere i duelli in curva, le sportellate di Marquez e Bagnaia. Salviamo gli sport di contatto, porca miseria. Tra l'altro, appunto, ho citato Morant, ho citato la NBA, perché anche in NBA si stanno rompendo le balle i tifosi dei fischi arbitrali per ogni minimo contatto. Visto che anche la NBA sta diventando un pochino come la Serie A, molti americani si stanno trasferendo a guardare l'NFL, perché vogliono vedere il sangue, vogliamo vedere gli sport di contatto. Basta rigore, ma da regolamento la tua, basta, il rigore è un gol, non si può dare un rigore perché uno ti sfiora, perché il portiere va a prendere la palla, tocca l'attaccante e tutti sti attaccanti che svengono in area. Basta, avete rotto le scatole, sia chi ha scritto il regolamento, sia gli arbitri che lo interpretano come gli pare, tra l'altro un po' sì, un po' no, un po' ni, un po' na. Dici, vai, allora vedi, sei d'accordo che doveva fischiare rigore? No, basta, bisogna cambiare il regolamento. Questa è una missione per salvare gli sport di contatto. Ma complimenti ancora a Glenn, come si chiama? Ce l'ho scritto qua, Glenn Nyberg, che da oggi in poi diventa il mio idolo. E allora andiamo a vedere le designazioni arbitrali, appunto. Farò un video, ragazzi, su quella questione arbitrale, sui rigori farlocchi dati quest'anno. Analisi arbitri, 32esima giornata, fortunatamente sono usciti di mercoledì. Vi ricordo, analisi arbitri grazie a Snap, il sito dal quale potete acquistare gli integratori, tutti quanti i prodotti per la salute, per la bellezza, per il fitness, partner ufficiale della Fiorentina Calcio. Infatti durante le partite della Fiorentina vedete il cartellone con scritto Snap, e la Snap è questa pagina. Ma cos'è la Snap? Appunto, andatela a vedere dal link qui sotto in descrizione, andate a vedere tutti quanti i prodotti, registratevi, è anche un modo molto carino di supportare questo canale per continuare a vedere questa serie di video sugli arbitri. E poi anche perché si sta avvicinando l'estate, volete affrontare l'estate con la panza? No, spero di no, e dunque usate i prodotti Snap. Ed allora andiamo a vedere le medie arbitrali della Serie A. 24.01, non la rifaccio, tieni il fan. 24.01 falli per partita, 0.35 rigori per partita, 4.28 ammonizione a partita, 0.18 espulsioni a partita. Le leggete qui sotto in sovraimpressione, ovviamente per ogni arbitro leggerete la statistica relativa al singolo arbitro per tutta quanta la stagione di Serie A. Ed iniziamo dall'anticipo, Lazio-Salernitana, arbitro Luca Zufferli, solo 3 partite per Zufferli in Serie A questa stagione, quindi bilancio scarno per le statistiche, e nessun precedente con Lazio e Salernitana, dunque bilancio anche più scarno. Non vedo né cartellini né tantomeno rigori per la Salernitana. Salernitana che concede rigori seconda in Serie A, ma Lazio che ne ha conquistati soltanto 4, dunque direi rigori no. Passiamo alle Empoli invece, arbitra Mariani, 9 over 2,5 su 12 partite, 9 segno gol su 12 partite, con Mariani in campo sicuramente i gol non mancano, ed è un bene visto la sfida da under 2,5. L'Empoli è la seconda squadra più arbitrata in carriera, bilancio tutto sommato positivo, 10 vittorie in 23 precedenti, l'ultimo Salernitana-Empoli 1-3 di febbraio. Nessuna vittoria del Lecce invece con Mariani in campo, 3 pareggi
pareggi e 3 sconfitte in 6 precedenti. Curiosità, ha arbitrato 4 volte il Lecce in Serie A, sempre in casa, mai una vittoria. Sono due squadre a metà classifica sia per rigori concessi che guadagnati. Mariani nella media per rigori concessi, dunque direi rigori no. Attenzione invece ai cartellini: Empoli sesto per ammonizioni, Lecce secondo per espulsioni e terzo per cartellini totali. Direi gialli sì, rossi sì. Torino-Juventus, arbitro Maresca, 8 no gol su 14 precedenti per Maresca in Serie A quest'anno, sintomo che chi segna per primo poi solitamente vince la partita. Maresca è uno degli arbitri più banali della Serie A, almeno quest'anno mai un risultato a sorpresa con lui in campo. Maresca che ha già arbitrato un derby della Mole, Juventus-Torino 4-1 del luglio 2020, con un rigore decretato al Torino per un mani di De Ligt in area. Strano. Torino 3 sconfitte nelle ultime 4 con Maresca, contro Inter, Milan e appunto Juventus, dicevo arbitro proprio banale. Anche per la Juventus bilancio non proprio positivo nelle ultime sfide, 3 sconfitte su 5 per i bianconeri. Curiosità, ha vinto sempre la squadra di casa e per 4 volte 1-0. Rigori, altre due squadre che non ne danno e non ne concedono. Maresca arbitro non fiscale dagli 11 metri, anche qua direi rigori no. Invece attenzione ai gialli, Maresca ammonisce tanto, prima in Serie A tra gli arbitri con più di una presenza, la Juventus è sesta per cartellini gialli ed entrambe sono nella parte sinistra della classifica per falli fatti. Potrebbe essere una baraonda. Bologna-Monza, arbitro La Penna, nulla di clamoroso da segnalare sulla Penna, arbitro equo nelle decisioni in linea con la media arbitrale in ogni skill. Il Bologna è la seconda squadra più arbitrata in carriera, 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Lo score, ma Bologna che viene da 3 vittorie consecutive con l'arbitro romano in campo, tra l'altro è l'arbitro che qualche giorno fa ha arbitrato Atalanta-Bologna 1-2, partita risolta anche da un rigore di Zirkzee. 2 volte solo in campo con il Monza, ma parliamo di più di 10 anni fa. Rigori, 2 squadre che non ne conquistano, ma ne concedono. Bologna nono, Monza addirittura secondo per rigori concessi agli avversari. Non mi stupirei di vedere Zirkzee ancora dal dischetto. Nulla da segnalare sui cartellini, Bologna sesto per cartellini totali, ma la Penna arbitro che lascia molto giocare. Lo conferma anche il fatto che fischia un po' meno falli della media. Napoli-Frosinone, arbitro Fabbri, 7 under 2,5 su 10 designazioni per Fabbri, sotto la media italiana per ognuna delle statistiche di cui teniamo conto. Dunque pochi falli, pochi rigori, poche ammonizioni e poche espulsioni. Una sola sconfitta per il Napoli con Fabbri in campo. Completano le 13 presenze contro i partenopei, 6 vittorie e 6 pareggi. L'ultimo è il 2-2 di settembre a Genova. Il Frosinone invece non vince con Fabbri in campo dall'aprile 2015. Frosinone Latina 1-0 in Serie B con rigore decisivo di Dionisi. Da allora 2 pareggi e 2 sconfitte. Parliamo di rigori. Napoli e Frosinone sono terze in Serie A per rigori conquistati, entrambe con 8. Frosinone quarto anche per rigori concessi, mentre il Napoli è penultimo in Serie A in questa speciale classifica al contrario. Ne ha concessi pochissimi agli avversari, solo 2. Rigore sì, quindi Fabbri ne concede 1 ogni 5 partite. Secondo me rigori no in questa sfida, ma se ci deve essere un rigore sarà sicuro per il Napoli. Cartellini, le due squadre sono rispettivamente 16esima e 18esima per cartellini ricevuti in Serie A. Fabbri fischia poco, direi che stiamo notevolmente tranquilli. Sassuolo-Milan, arbitro Massa, 8 under 2,5 su 12 partite quest'anno in Serie A per lui. Passiamo al bilancio con le squadre. Il Milan è la squadra alla quale Massa ha concesso più rigori in carriera, 9 in 21 partite, 1 ogni 3 match arbitrati. E infatti c'era lui in campo il 27 gennaio nella gara tra Milan e Bologna, quando assegnò 2 rigori rossoneri sbagliati poi da Giroud e Theo Hernandez. In gol invece il Bologna con Orsolini dal dischetto al 92esimo, uno dei 2 rigori fischiati da Massa in carriera contro i rossoneri. Dici, vabbè, Massa dà un rigore ogni 3 partite al Milan, nell'ultima però gliene ha dati 2, dunque per un po' siamo tranquilli. No, l'ultima volta che concesse 2 rigori ai rossoneri nella stessa partita era maggio 2016, Milan-Frosinone 3-3, e anche quella volta il Milan sbagliò un rigore con Balotelli.
La partita successiva che arbitrò il Milan e ne assegnò di nuovo uno. Settembre 2016, Milan-Lazio 2-0, gol dal dischetto di, indovinate, Niang. E per questo a gennaio vi avevo detto prendete Niang, sarà rigorista. E perché studio ragazzi, perché mi applico, perché so le cose. Comunque Sassuolo che invece viene da 3 sconfitte consecutive con Fabbri in campo, che ha arbitrato il Sassuolo contro tutte le big tranne proprio il Milan. Curiosità. 13 segno gol, 13, no, curiosità, 13 segno gol su 18 partite del Sassuolo con Fabbri in campo, 10 nelle ultime 11, 9 over 2,5 nelle ultime 11. Il Sassuolo molto spesso sovverte l'arbitraggio da under di Fabbri. Attenzione, parliamo dei rigori, entrambe quinte in Serie A per rigori conquistati, Milan settimo per rigori concessi, Sassuolo addirittura primo, massa sopra la media per rigori concessi quest'anno, direi rigore sì tutta la vita. Udinese-Roma, ma prima di parlare di Pairetto, arbitro del match, dico attenzione ad Aureliano che sta al VAR, arbitro di Bologna. Casualmente quest'anno in Serie A nessuna vittoria con lui in campo per Atalanta, Fiorentina, Roma e Lazio, ossia le squadre che si giocano o si giocavano fino a qualche giornata fa l'accesso in Champions col Bologna. Ma parliamo di Pairetto, quest'anno per lui 11 partite in Serie A e 6 vittorie esterne, dunque arbitro che sicuramente non si fa condizionare dal pubblico di casa. Quinto arbitro in Serie A per rigori concessi, attenzione anche perché se studiate avrete visto il kit del Canta dove vi ho illustrato le divine statistiche di Dybala contro l'Udinese. Roma bene con Pairetto, nelle ultime 9 partite col fischietto di Nichelino in campo, una sola sconfitta per i giallorossi. Va peggio all'Udinese invece, che è l'unica squadra arbitrata più di 11 volte in carriera alla quale non ha mai concesso neanche un rigore a favore. Tra l'altro Udinese che non vince con Pairetto dal marzo 2019, Udinese-Genoa 2-0, da allora 3 pareggi e 3 sconfitte. Ritorniamo a parlare di rigori, Roma seconda per rigori conquistati, ben 10 in 31 giornate, Udinese quarto per rigori concessi, 8, più tutto il papier di roba detto prima, Dybala sul dischetto è sicuro, anche se Aureliano ovviamente farà di tutto per toglierlo quel rigore eventualmente. Si scherza ovviamente. Cartellini, arbitro molto tranquillo per la prima e la quinta squadra più sanzionate della Serie A. Tra l'altro Pairetto fischia pochissimo, o è bravissimo a tenere in piedi la partita o diventa una Babilonia. E passiamo a Inter-Cagliari, arbitro furnoso, solo 3 partite per lui in Serie A quest'anno, quindi statistica scarna, e una delle 3 partite è proprio Cagliari-Salernitana 4-2 di marzo. 2 sole presenze con l'Inter invece per il fischietto di Roma, una vittoria contro la Cremonese, una sconfitta in casa contro il Sassuolo. Rigori storicamente furnone da pochi, Inter vero che è prima in Serie A per rigori conquistati, ma è anche vero che entrambe le squadre non ne concedono, dunque direi rigori no, a meno che Di Bello al VAR non si inventi qualcosa di strano tipo il rigorino su Turan della scorsa partita e basta con sti rigorini, basta, avete rotto i cartellini. Inter ultima per cartellini totali, Cagliari quart'ultimo, dunque direi cartellini no. Fiorentina-Genoa, prima presenza in Serie A per Di Marco, quindi impossibile fare un'analisi. Posso solo dire che sembra un arbitro da rigori, quest'anno 13 partite in B, 4 rigori assegnati, una partita in Coppa Italia, 2 rigori assegnati. E visto che parliamo di rigori, la Fiorentina è la quinta squadra per rigori conquistati, ma il Genoa ne ha concessi solo 3 in 31 partite agli avversari, quindi neanche questa statistica ci aiuta. Ah, posso usare adesso la carta parkour quindi. E concludiamo con Atalanta-Verona, arbitro Sacchi sesto per rigori concessi in Serie A, arbitro che continua imperterrito a non espellere, bravo, il calcio è 11 contro 11, tra l'altro il Verona è incredibilmente la squadra alla quale ha concesso più rigori in carriera, 4 in 11 partite, Verona che però viene da 3 sconfitte nelle ultime 4 con Sacchi in campo, una di queste è proprio un Verona-Atalanta 1-2, tra l'altro proprio la sfida di cui parlavo 2 giorni fa nel kit del Canta, decisa da un sinistro di Coop Miners. Va meglio all'Atalanta, 5 vittorie su 8 sfide con Sacchi in campo, tra l'altro mai un'espulsione né a favore né contro. Rigori, Sacchi ne
concede, l'Atalanta non ne conquista, terz'ultima in Serie A, il Verona un po' meglio, 6 rigori conquistati in 31 partite. Il Verona non ne concede, solo 2, meglio ha fatto soltanto la Juventus. L'Atalanta invece è quarta in Serie A per rigori concessi, ben 8, quindi dico rigori sì! Ma il rigore sembra esserci per il Verona. Cartellini, vero che il Verona è la seconda squadra più espulsa della Serie A, ben 5 rossi. Ma appunto, Sacchi non espelle mai e quindi direi cartellini no. E si conclude qui l'analisi arbitri per la 32esima giornata. E insomma vi ricordo gli appuntamenti di domani, giornata clou, perché è giornata di consegna formazioni. Alle ore 15 sarò in diretta su TV Play, sul canale Viola, per Fanta TV Play, dove andremo a consegnare insieme le formazioni. Poi alle 16.45 mi traslo in questo multiverso fantacalcistico su Fantacalcio TV, sempre sul canale Viola, per Line Up Day, dove andremo a parlare del kit del Canta, andremo a fare il Fanta Romance e poi andremo a risolvere i vostri ballottaggi più intricati. Poi piccolo stop, dove vado a correre, faccio gli affari miei, prendo un'ora libera, andate a cagare. Poi ore 19 torno qua bello pulito, docciato, per la Canta Live del prepartita prima dell'anticipo Lazio Salernitana qui su YouTube ovviamente. Nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web, se hai capito la battuta sei uno zozzone. Salviamo gli sport di contatto, salviamo gli sport di contatto.